stata fatta. Nastasi, ma che cosa è successo questa sera? L'opposizione ha inverto dei colpi pazzeschi alla maggioranza. Certo, ormai il sindaco non è più credibile. Tutto quello che dice è falso. E poi un'altra cosa importante, farebbe bene a dimettersi, perché ha già 3-4 mesi che non ha la maggioranza e va cercando in giro di convincere o di comprare qualche altro consigliere di opposizione. Tariffe immateriali sono state... Sì, sono state abbassate, è stata fatta giustizia, è stata fatta perché c'era tanta gente a Pachino che si lamentava di quell'aumento spropositato, va bene, per sanare le casse comunali. Si cercano di racimolare pochi spiccioli, mentre poi si buttano milioni di euro non facendo nel caso dell'abuso. Grazie. Amiche ed amici di Pachino Camp News, ebbene, da poco trascorsa mezzanotte sto passeggiando in piazza Vittorio Emanuele, una piazza Vittorio Emanuele deserta, come è stata deserta la maggioranza questa sera al Consiglio Comunale, dove l'opposizione compatta, coesa, tutti i consiglieri comunali presenti hanno inferto un colpo di grazia all'amministrazione Bruno, pochissimi consiglieri comunali presenti che davano supporto al sindaco, e quindi l'opposizione ha portato a termine tutto ciò che voleva e ha desiderato e che ha proposto. Importantissimo, le tasse cimiteriali sono state riportate come ai vecchi tempi, ricordatevi video proprio di Pachino Camp News, dove il consigliere Corrado Nastasi applicava con cartelloni e altri volantini nella città, dove criticava l'operato dell'amministrazione che aveva innalzato vertiginosamente le tasse. Bene, questa sera, come lui stesso, il consigliere Nastasi, ci ha dichiarato, giustizia è stata fatta e quindi manca la maggioranza. Veramente numeri disastrosi in consiglio comunale, dove appunto l'opposizione fa quello che vuole. Ovviamente seguiteci come sempre su Pachino Camp News per ulteriori aggiornamenti e per il futuro sulla città di Pachino. E dalla notte pachinese un saluto dal vostro Ivan Sortino, come sempre.